Il tema di questa settimana è i poteri del governo e il federalismo. Il presidente del Consiglio Berlusconi, nel suo congresso, nel congresso del suo partito, ha detto domenica che il primo ministro in Italia ha pochissimi poteri e i regolamenti parlamentari e altre riforme costituzionali dovrebbero accrescerli. Secondo me, Elia sbaglia pensando che il problema sia i regolamenti parlamentari o altre materie di questo genere. Quello che sta avvenendo, e a cui egli stesso ha dato però mano nel corso di queste settimane, è che il governo viene spogliato dai suoi poteri, non dal fatto che le Camere sono troppo potenti, ma dal fatto che c'è un trasferimento di poteri effettivi al di fuori dei governi nazionali. La politica monetaria la decide Francoforte, la Banca Centrale Europea, e non ci possiamo fare niente perché siamo nell'euro. La politica di bilancio è sostanzialmente decisa e sorvegliata da Bruxelles, patto di stabilità e così via, e non possiamo fare niente. Adesso il governo aveva avuto una buona idea, che era il rilancio dell'edilizia privata, che io considero un'idea eccellente. È un'idea che consentiva di mobilitare delle risorse senza bisogno di ricorrere alla finanza pubblica, cioè dire a un cittadino: se hai una casa, naturalmente con certe salvaguardie dell'ambiente, la puoi ampliare, significava mobilitare il risparmio. Era un'idea eccellente. Il Presidente del Consiglio ha avuto questa idea, poi ha dovuto rimetterla nel cassetto. Perché? Perché ci sono le regioni, cioè perché c'è il federalismo. Federalismo che il governo ha attivamente, con veemenza, con insistenza, portato davanti al Parlamento e fatto approvare la settimana scorsa. È una responsabilità del centrodestra, ma anche del centrosinistra, perché l'edilizia è materia concorrente, come ha ricordato Berlusconi, secondo una norma costituzionale votata dalla centrosinistra nel 2001. Allora, in sostanza, il governo non ha la politica monetaria perché ha Francoforte, non ha la politica di bilancio perché ha Bruxelles, non ha la politica della casa perché sta a Venezia, Napoli, Palermo, Milano e così via. Cioè le regioni dicono: queste cose le decidiamo noi. Il governo quindi è debolissimo. Ci si rende conto di queste conseguenze del federalismo e si vuole andare avanti lungo questa strada? Fino a quando il paese sarà sostanzialmente disarticolato, cioè il governo nazionale. A quel punto Berlusconi dice: ma se io potessi, avessi il potere di nominare i ministri, avrei maggiori poteri. Può nominare i ministri, ma che non contano più niente, perché sostanzialmente la politica economica non è più materia del governo. Quello che preoccupa noi repubblicani è la mancanza totale di consapevolezza di questi poteri. Cioè, se uno tenta di parlare alla sinistra o al centrodestra del problema del federalismo, cioè delle conseguenze, ma questa che ho citato è solo una, ce ne sono altre, c'è la conseguenza sulla finanza pubblica, perché è chiaro che il federalismo vuol dire maggiori risorse per le regioni del nord e quelle del sud chiederanno le stesse risorse e quindi lo Stato si indebiterà. È evidente che una macchina mangia soldi, il federalismo. A chi lo spieghiamo, non avendo interlocutori su questo terreno? Tra un problema istituzionale, poteri delle regioni, problema finanziario, costi delle regioni, delle province, dei comuni, l'Italia cammina allegramente sulla strada della crisi.